felicità, è una giornata veramente di festa perché riusciamo a rivedere tutti i bambini che abbiamo visto in circostanze spesso molto drammatiche. Li vediamo cresciuti, li vediamo felici, li vediamo contenti, li vediamo contenti i loro genitori che hanno passato con noi spesso settimane, qualche volta molti mesi di gioie e preoccupazioni. Oggi è proprio una giornata di grande festa. Da 25 anni sono qui, ma da quando la festa è stata fatta per la prima volta con il predecessore del professore Raimondi, il professore Paludetto, ho sempre partecipato a questa festa perché è stato intrigante già nell'individuare l'aggettivo che precede Befana. La Befana dei prematuri arriva con un giorno di anticipo, sembra proprio quasi a voler a questi bricconcelli che hanno fatto questa sorpresa ai loro genitori. Legare a questo evento che avviene in un modo particolare poi tutto quello che avviene nella loro vita. Questa è una realtà che non, diciamo, che accoglierà sempre e tutti, che in un momento come questo è importante che anche quelli che lavorano in questa realtà, quelli che dirigono questa realtà, abbiano chiaro un concetto: nessuno ci può impedire di accogliere tutti. Professionalità e passione, la loro vita spesso in condizioni difficili, in questo caso per aiutare i più fragili che sono i bimbi prematuri. Ecco perché la Befana del prematuro arriva un giorno prima. È un'iniziativa davvero dove si può percepire il grande cuore, la grande umanità di questa città, oltre che la professionalità e la competenza, chiaramente. Diceva una bellissima canzone insuavitabile, quale tra l'altro domani sera ci sarà un bel concerto a Napoli, tutte uguali, sono che creature, i bimbi sono tutti uguali, il messaggio potente dell'umanità e della vita è questo, non puoi fare distinzione dei bambini in base alla loro provenienza e al loro colore, è molto bello vedere anche qui, quasi accolgono tutti i bambini, come la città accoglierà sempre tutti i bambini.